No, ma a me delle chat non me ne frega un accidente. C'è un'inchiesta su persone serie dell'ospedale di Pavia, secondo me è una vergogna. C'è un'inchiesta sul governatore della Lombardia perché un'azienda ha regalato dei camici, secondo me è una vergogna. La giustizia alla palamara non è quello di cui ha bisogno la Lombardia e l'Italia. Ho totale fiducia in Attilio Fontana, nei sindaci, nei medici lombardi. Ecco, l'unico risultato di queste pseudo inchieste è far scappare le imprese. Il Policlinico San Matteo di Pavia ha fatto da solo il 2% della ricerca scientifica mondiale durante il Covid. Se invece di essere ringraziati vengono indagati, qual è il risultato? Le aziende scappano e non fanno più ricerca e investimenti in Italia. Questa è una sede aperta a tutti. Dedico a Sinistra Italiana di Sinistra. Preparate i telefoni per favore, lì fateli entrare più veloci, con i telefoni pronti. Mi sembra la giustizia alla palamara. Il primo amministratore pubblico indagato per un regalo, perché stiamo parlando di una donazione di camici ai medici e agli ospedali lombardi. Fatemi dire da italiano e da lombardo che sono stufo. Sono stufo e chiedo rispetto per i nostri medici, per i nostri morti, per le nostre istituzioni, per i nostri ospedali, e sono indagini che sanno di vecchio, che puzzano di vecchio. La giustizia alla palamara non è quello di cui ha bisogno la Lombardia e l'Italia. Ho totale fiducia in Attilio Fontana, nei sindaci, nei medici lombardi. Ecco, l'unico risultato di queste pseudo inchieste è far scappare le imprese. Il Policlinico San Matteo di Pavia ha fatto da solo il 2% della ricerca scientifica mondiale durante il Covid. Se invece di essere ringraziati vengono indagati, qual è il risultato? Le aziende scappano e non fanno più ricerca e investimenti in Italia. Delle chat non me ne frega un accidente. C'è un'inchiesta su persone serie dell'ospedale di Pavia, secondo me è una vergogna. C'è un'inchiesta sul governatore della Lombardia perché un'azienda ha regalato dei camici, secondo me è una vergogna. Quando torniamo al governo, la riforma della giustizia è una delle prime cose che abbiamo il dovere morale di fare, altrimenti le aziende scappano da questo paese. Fanno ridere, qua sono un sequestratore e in settimana in Senato devo decidere se non sono un sequestratore di persone. Io dico che durante l'emergenza chi faceva ricerca, chi parlava di test sierologici dovrebbe solo essere ringraziato.